Ho chiesto a 625 producer e questa è la do migliore in assoluto. Andremo a vedere le 6 migliori do preferite dai producer ed andremo anche a leggere le loro opinioni su cosa ne pensano di ogni do. Come dice questo producer, la migliore è quella con la quale ti senti più a tuo agio. E certo, ovviamente ognuno preferisce dei software diversi. È difficile dire quale sia la miglior cosa e i sondaggi servono proprio a questo, a capire quale preferisce la maggior parte degli utenti. Ma ci sono state anche delle do che mi hanno sorpreso perché non sono entrate in classifica, ma molte persone le hanno menzionate. Mettiamo gli occhiali da non in classifica e andiamo a vederle. Una molto menzionata è stata Bitwig. Come dice questo utente, Bitwig sembra figo, sto pensando di prenderlo dopo aver imparato bene Ableton. Ed un altro risponde, non sarai deluso da Bitwig comparato ad Ableton. Un altro molto menzionato è stato Studio One. Altri suddividono le do in base al loro scopo. Ad esempio questo utente dice, penso che dipenda dallo scopo per il quale la vuoi usare, Logic per registrare ed FL Studio per fare dei beat. Altri hanno anche menzionato Pro Tools. Quale DAW dipende da te, le tue abilità con quella DAW e i tuoi bisogni. Certo, ovviamente dipende anche da come sai usare quella DAW, ma in questo video andremo a vedere qual è la migliore per i principianti, qual è la migliore per gli intermedi e qual è la migliore per gli esperti. Iniziamo subito con la numero 6. Al sesto posto con 14 voti su 625, GarageBand. GarageBand è prodotto da Apple e la prima edizione risale al 2004. GarageBand è un'ottima scelta per utenti principianti e soprattutto utenti Mac. Sì, perché purtroppo GarageBand è solo disponibile per Mac. E questo già è un grande contro. GarageBand però offre un ambiente intuitivo e una vasta gamma di strumenti musicali. Comunque, nonostante sia un buon software, potresti sentire la necessità di passare ad un software più avanzato con il passare del tempo. Questo perché sì, offre molte funzionalità per i principianti, ma a qualcuno di un po' più esperto potrebbe sembrare molto ristretto. Il grandissimo pro di questo software è che è gratuito. Infatti, GarageBand è il fratello minore di un altro software che vedremo in questo video. Sicuramente molte persone lo usano perché lo trovano già installato sull'Apple che comprano. Passiamo alla posizione numero 5. Al quinto posto con 49 voti troviamo Cubase. Cubase è prodotto dalla Steinberg e attualmente siamo arrivati alla versione 12. È il più vecchio dei software che vedremo in questo video. Risale infatti la prima edizione al 1989. Questo software infatti è molto popolare tra i professionisti della musica, soprattutto chi ha iniziato in quegli anni. Presenta un flusso di lavoro professionale e un'ampia gamma di plugin. Cubase è adatto sia alla registrazione che alla produzione. Tuttavia alcuni utenti potrebbero trovarlo un po' complicato da imparare, specialmente se si è alle prime armi. Io personalmente lo trovo un po' antico rispetto agli altri software che vedremo oggi. Si trovano attualmente tre versioni di Cubase acquistabili. Quella completa costa 579€ ed è disponibile sia per Mac che per Windows. Al quarto posto troviamo Reaper. Reaper si classifica al quarto posto con 65 voti. Sinceramente sono un po' sorpreso di trovarlo in questa posizione. Questo utente dice, ho usato Reaper per anni, ma mi sono convertito recentemente a Studio One. Scegliere una DAW ha molto a che fare con il tuo workflow e le tue preferenze. Reaper è stato rilasciato nel 2006 ed è un software molto potente e personalizzabile. I suoi punti di forza principali sono la compatibilità con diverse piattaforme principali e il prezzo accessibile. Però potrebbe richiedere molto sforzo per personalizzarlo e per configurarlo, secondo le tue preferenze. Allora, si trovano due licenze di Reaper online, scaricabili. La licenza commerciale è solo $225, mentre quella scontata è $60. Puoi utilizzare quella scontata se non hai un guadagno che supera i $20,000 annui, oppure se sei un'organizzazione no profit. Adesso saliamo sul podio, ma prima andiamo a leggere altri commenti molto interessanti. Un altro utente consiglia Mixcraft Nation Rise Up, ma ha ricevuto solamente un mi piace. Un altro utente dice, io preferisco Ableton, ma vorrei che non lo preferissi. FL Studio è molto carino, economico e arriva con update a vita. In più, vorresti tenere in considerazione che le DAW più popolari avranno più tutorial disponibili. Sì, questa è un'altra considerazione da fare. Ovviamente, se una DAW è più popolare, più usata da più utenti, si trovano più tutorial online, ma tutto dipende dalla quantità di utenti. Ovviamente più utenti una DAW ha e più guadagna la società che lo produce, quindi può sviluppare più funzionalità e più aggiornamenti. Ok, adesso superiamo la soglia dei 100 voti. Al terzo posto con 101 voti troviamo Logic Pro.
Logic Pro è il fratello maggiore di GarageBand e adesso andremo a vedere perché. Intanto è sempre prodotto dalla Apple e non è gratis come GarageBand. Logic Pro è una scelta prediletta dagli utenti Mac ed è famosa per le sue funzionalità di registrazione e produzione. Presenta una vasta libreria di suoni, loop e strumenti ed offre ampie possibilità creative. Il suo grosso limite è la compatibilità con Windows, infatti anche questo è disponibile solo per Mac. Come sappiamo, la Apple, tra parentesi, tiene molto a questa cosa di tenersi i suoi utenti. La prima versione di Logic Pro risale addirittura al 1993, esattamente 30 anni fa, ed il prezzo è di 229 euro. E adesso rullo di tamburi perché le prime due posizioni sono molto combattute e so già che stai pensando a queste due DAW, o altrimenti avrai una bella sorpresa. Al secondo posto troviamo Ableton Live. Ableton è stato votato da addirittura 168 producer. In realtà molti confondono il suo nome con il nome della casa che lo produce perché Ableton è il nome dell'azienda. Il nome del software è Live. Questo software infatti si chiama Live perché nasceva con l'intento di farti suonare in live, appunto. Ti dava la possibilità di riprodurre dei beat e te li faceva partire automaticamente dalla prima battuta, beat o loop o qualsiasi altro suono. Successivamente sono state sviluppate anche le funzionalità di produzione musicale. La prima edizione di questo software risale al 2001 e Ableton è una DAW molto versatile, utilizzato sia da DJ in performance dal vivo, ma anche da produttori musicali. Ha un'interfaccia intuitiva, anche se secondo me non supera quella della DAW che troviamo al primo posto, ed ha una vasta gamma di effetti e strumenti. La versione completa di Ableton costa 599 euro, ma abbiamo anche altre versioni che costano 349 euro e 79 euro. Vediamo cosa dicono gli utenti su Ableton. Quest'utente dice: la DAW migliore è quella con la quale spendi più tempo usandola. Fanno tutte la stessa cosa. Non lo so. Però in generale sì, ovviamente la DAW è un tipo di software per la produzione musicale. Penso che Ableton però abbia il workflow più pulito. Ed al primo posto troviamo FL Studio! FL Studio lo hanno votato in 228 produttori, quindi addirittura più di un terzo dei totali votanti, ed anche secondo me è la scelta migliore, ma ovviamente io sono influenzato perché utilizzo FL Studio. Ho utilizzato anche le altre DAW, ovviamente, ed FL Studio secondo me è la scelta migliore per chi vuole iniziare a produrre musica, perché ha un'interfaccia molto molto intuitiva. Io stesso ho iniziato con FL Studio, dopodiché l'ho tenuto e tuttora continuo a utilizzarlo proprio perché in realtà, nonostante sia facile da usare per i principianti, anche per chi è più esperto risulta molto molto potente. I suoi punti di forza sono una vastissima comunità e la sua potenza creativa. Il channel rack, il mixer, la playlist sono tutte funzionalità molto intuitive di FL Studio. FL Studio è prodotto dalla Image Line e attualmente siamo alla versione numero 21, ma la prima versione risale al 1997. Ovviamente più di metà dei video su questo canale sono con FL Studio, quindi se ti interessa vai a dare un'occhiata. Fammi sapere se ce n'è qualcuna che tu utilizzi e che vorresti consigliare, ma soprattutto che non abbiamo menzionato in questo video, e scrivilo nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!